C'era una volta una bellissima principessa che viveva in un grande castello. Un giorno, suo padre, il re, le diede una palla d'oro come regalo di compleanno. Buon compleanno, figlia mia! Grazie mille, padre! La principessa amava quella palla d'oro. Ci giocava tutto il tempo nel giardino. Un giorno, uscì con la sua palla e iniziò a giocarci lanciandola in giro. La principessa arrivò vicino ad un piccolo lago e continuò a giocare con la palla. Ma ad un certo punto non riuscì ad acchiapparla dopo averla lanciata in aria. La palla rotolò via. La mia palla! Oh no! La principessa corse dietro la palla d'oro, ma quella era troppo veloce. Infine, la palla cadde nel laghetto e andò giù nelle acque profonde. Oh no! La principessa si sedette vicino al laghetto e iniziò a piangere disperatamente. La mia bellissima palla! Ora come farò a riprenderla? Improvvisamente sentì una voce. Mia bellissima principessa, perché state piangendo? Si guardò attorno, ma non riusciva a capire da dove venisse quella voce. Quando guardò più da vicino, capì che la voce veniva dal ranocchio che stava proprio vicino al laghetto e la guardava. Il ranocchio balzò verso la principessa e dopo essersi avvicinato le chiese ancora: perché state piangendo, mia bellissima principessa? La principessa fu scioccata quando vide il ranocchio parlante. Un ranocchio parlante? Ma come? Sono io che parlo, eccomi qua. Ora ditemi di grazia perché mai piangete. Tornando in sé, la principessa iniziò a raccontare la sua storia. La palla d'oro che mi ha regalato mio padre è caduta nel laghetto ed è andata giù sul fondo. Come farò a riprenderla? Il ranocchio si avvicinò ai suoi piedi e fece un'offerta. Mia bellissima principessa, io vi porterò la palla indietro, ma voi in cambio mi dovrete fare un favore. La principessa era curiosa. Quale sarebbe il favore? Se accettate di essere mia amica, io vorrei vivere con voi al castello. La principessa ci pensò e poi accettò l'offerta. Così il ranocchio saltò nell'acqua e sparì. Poco dopo apparve con la palla d'oro e la lanciò alla principessa. Con la sua palla, la principessa tornò felicemente verso il castello. Vedendo che la principessa lo lasciava indietro, il ranocchio le gridò: mia bellissima principessa, mi avete dimenticato! Dovevate portarmi con voi al castello! La principessa gridò da lontano, ridendo. Come può pensare a un brutto ranocchio come te di vivere con una bellissima principessa come me? La principessa lasciò il ranocchio e tornò al castello. Quella sera il re, la regina e la principessa sedevano al tavolo per la cena. Proprio quando iniziarono a mangiare, sentirono bussare alla porta. La cameriera disse che era arrivato un ranocchio e le aveva detto di essere stato invitato dalla principessa, così chiedeva di entrare. Il re sorpreso disse a sua figlia: mi vuoi dire cosa ti succede, figlia mia? Beh, vedi padre... Ecco, la principessa raccontò ciò che era accaduto quella mattina al laghetto. Le promesse vanno mantenute, quindi che si faccia entrare questo ranocchio. Il re ordinò alla cameriera di far entrare il ranocchio. Poco dopo la porta si aprì e il piccolo ranocchio entrò saltellando e si fermò vicino al tavolo. Buonasera a tutti, signori e signore. Grazie, mio re, per avermi ospitato. Con
Con un grande salto, il ranocchio atterrò vicino al piatto della principessa. Lei lo guardava scontenta. Il re ordinò un piatto per il ranocchio, ma lui lo fermò. Non ho bisogno di un piatto, vostra grazia. Posso mangiare da quello della principessa. Il ranocchio iniziò a mangiare dal suo piatto. La principessa era veramente arrabbiata con lui, ma pensò che se ne sarebbe andato subito dopo cena e non disse niente. Ma il ranocchio non aveva intenzione di andarsene. Quando si alzò dal tavolo, seguì la principessa nella sua stanza. Il tempo passò e il ranocchio si addormentò. Principessa, mi piacerebbe dormire nel vostro letto, se questo non vi disturba. Per non far arrabbiare suo padre, la principessa dovette dire di sì anche stavolta. Il ranocchio saltò sul letto e mise la testa sul morbido cuscino. Cercando di non arrabbiarsi, la principessa si distese vicino al ranocchio e dormì. Al mattino, il ranocchio svegliò la principessa. Buongiorno, principessa. Avrei ancora un desiderio. Se voi lo esaudirete, prometto che me ne andrò. Sentendo che il brutto ranocchio se ne sarebbe andato presto, senza dare troppo a vedere che era felice, la principessa disse: «E va bene, dimmi, che cosa c'è?» Il ranocchio la guardò negli occhi. «Gradirei un bellissimo bacio da voi!» La principessa saltò dal letto furiosa. «Oh, ma come osi? Questo è impossibile!» Il sorriso dalla faccia del ranocchio sparì. Al suo posto una lacrima scese sulla sua guancia. La principessa pensò per un po'. «Oh, beh, non è così grave in fondo. Se si tratta solo di un bacetto, tanto poi non lo rivedrò mai più!» Così gli diede un bacio. Non appena baciò il ranocchio, una chiara luce brillante invase la stanza. Con quella luce la principessa non vedeva nulla. Ma poco dopo la luce sparì. La principessa vedeva di nuovo, ma questa volta non poteva credere ai suoi occhi. Proprio dove un momento prima c'era il ranocchio, al suo posto c'era un uomo bellissimo. La principessa era strabiliata da ciò che vedeva. Non poteva credere ai suoi occhi e disse: «Chi sei tu? E cos'è successo al ranocchio?» «Mia bellissima principessa, io sono il principe di una terra lontana. Una strega cattiva mi ha trasformato in un ranocchio. Per rompere l'incantesimo avrei dovuto passare una notte con una bellissima principessa e ricevere un bacio da lei. Mi avete salvato da questo orribile destino di essere una rana per sempre.» La principessa era molto sorpresa, ma anche molto felice di quello che aveva sentito. Entrambi andarono dal re e raccontarono tutto. «Questa è la seconda lezione che la rana ha insegnato a mia figlia. Non dovremmo mai giudicare gli altri dal loro aspetto, senza conoscere la verità su di loro.» Il re ospitò il principe ancora per qualche giorno nel suo castello. Il principe e la principessa tornarono al laghetto dove si erano conosciuti. «Mia principessa, volete sposarmi e venire con me nel mio regno?» La principessa sorrise e annuì, accettando l'offerta del principe. E proprio in quel momento, un suono ruppe il silenzio. Si girarono per vedere da dove veniva il suono. C'era una rana vicino al laghetto che li guardava. Trattennero il fiato e aspettarono che parlasse. Ma questo non successe. Entrambi iniziarono a ridere. «Non preoccuparti, piccola rana. Sono sicuro che troverai la tua principessa un giorno.» Il principe e la principessa risero. E risero ancora. Dopo poco tempo si sposarono e vissero per sempre felici e contenti.